Parlare di un campionato a parte può sembrare esagerato, ma la supremazia di Marquez quest'anno ha segnato un solco profondo tra il fenomeno spagnolo e gli altri piloti. Basti pensare che Marquez si è laureato campione con 3 gare d'anticipo grazie a un vantaggio accumulato a suon di vittorie ineccepibili. I suoi avversari si sono dovuti piegare davanti a questa supremazia che fino al Gran Premio di Brno non sembrava poter essere scalfitta in alcun modo. A soffrire più di tutti questa situazione è stato Lorenzo, apparso nervoso e spesso contrariato, soprattutto nella fase iniziale della stagione. Non si era allenato molto per motivi fisici, si era messo a posto una spalla e quindi ha avuto un inverno un po' travagliato. Gli errori clamorosi delle prime 2 gare in Qatar e a Austin. Lorenzo che fa una falsa partenza! Errore clamoroso di Jorge Lorenzo. Hanno contribuito a minare la sicurezza del mallorchino, che ha faticato parecchio a ritrovare il passo vincente. Complice anche uno stato di forma carente, condizionato da una preparazione atletica sbagliata e una Yamaha meno competitiva della Honda. La svolta è avvenuta in Germania, dove Lorenzo ha cominciato a salire con frequenza sul podio, di pari passo con una condizione ritrovata e una migliore messa a punto della sua moto. Sì, è stato aggressivo, con un bel passo, mi è stancato alla fine, però ho mantenuto un ritmo molto costante e questo sono buone sensazioni per il futuro. Nella gara successiva, Indianapolis, Jorge è arrivato secondo, posizione ribadita anche in Repubblica Ceca, Gran Bretagna e San Marino. Un ruolino di marcia esaltante, culminato con la vittoria ad Aragona e subito dopo, in Giappone. È tornato il Lorenzo di quando ci ha lasciati l'anno scorso, che a fine stagione è stato... Ha vinto tanto, è stato bravissimo. In questo scorcio di campionato, Lorenzo ha persino ottenuto più punti di Marquez, preso in contropiede dalla ritrovata competitività degli avversari. Tra questi, anche il suo compagno di squadra Pedrosa, al quale va riconosciuto il merito di averlo battuto prima di tutti, a Brno. A fermare Marc Marquez è Dani Pedrosa! E si ferma la marcia trionfale di Marc Marquez. Ma il bilancio finale del catalano stride se confrontato con quello del pilota di Cervera. Il tuo primo avversario è il tuo compagno di squadra, quindi il migliore della squadra è quello che arriva prima dell'altro, insomma. Destino ingrato dover condividere il box con un fenomeno del calibro di Marquez. Trovarsi sulla strada un avversario forte come Marc Marquez, devo dire che non ti aiuta, e specialmente se poi ce l'avessi come compagno di squadra, diventa devastante. Un discorso a parte merita la Ducati, scesa in pista con l'obiettivo di ritrovare una competitività all'altezza delle moto giapponesi dopo 3 anni di risultati scoraggianti. Il nuovo corso verrà completato nella prossima stagione con una moto tutta nuova. Sembra che quest'inverno avranno un altro motore, un'altra moto, quindi mi auguro che l'anno prossimo facciano una grande stagione, che almeno sentire l'inno italiano della marca sia molto importante. Ma intanto le modifiche apportate quest'anno hanno permesso ad Andrea Dovizioso di avvicinare Rossi, Lorenzo, Pedrosa, in alcuni casi persino Marquez. Il secondo posto di Assen è stato il primo segno concreto di una svolta. In piedi e applauso e giù il cappello per Andrea Dovizioso, splendido podio Ducati. Ribadita qua e là dagli exploit di Andrea Iannone. Quando c'è Iannone in gara le scintille ci sono sempre. Che l'anno prossimo arriverà nella squadra ufficiale a rafforzare le ambizioni bolognesi.